E azione! Buongiorno! Sono Totò Zink, l'arcante amico di Totò Ciocio! Ma chi è? Ho saputo che state operando simpatico avvocato Rossa! Stop! Stanis, ma che fai? Ma come cazzo parli? Che è sta buffonata? Che so, sto facendo il dottor Zingler, René, abbi pazienza. E poi lo faccio con il chiaro accento tedesco come scritto sul copione. Comunque stai calmo, ok? Ma com'è sta scena? Che succede? Che Giorgio è scappato di prigione. Eh sì, è diventato un barbone, questo me lo ricordo. Poi? Esatto, è a Villa Orchidea per dimostrare la sua innocenza. Viene a sapere che l'avvocato Rossi è sotto i ferri, ma che l'operazione sta andando male. Quindi decide di travestirsi da dottor Zingler, lo opera lui e lo salva. Ma che veramente? Vabbè dai, Stanis, fai una cosa, rifacciamo, però adesso fallo meno macchietta, capito? Sennò sembra che vogliamo fare una scena comica. È una scena comica, René, Vi siete divertiti, avete riso, io ho visto che ridevate. È una scena comica o no? Potete dirlo. No, Stanis, non è una scena comica, abbi pazienza, questa è una scena brutta, hai capito? E se noi vogliamo addirittura far ridere con questa scena, diventa una tale porcata che financo io non mi sento di far passare, capito? Oh. È un fatto tecnico, René. Adesso, in assenza della figura del notaio, che è in coma, a Giorgio è affidata anche la linea comica di Occhi del Cuore, d'accordo? E mi sembra, dalla reazione della troupe, che funzioni anche parecchio bene, per cui fammela fare che ti stupisco, non mi fare perdere Totò Zinkler, dai! Per favore, Stanis, non si può fare così questa scena, ti prego, non la possiamo girare così! Ma perché è divertentissima, non capisco! Perché no! Perché non era divertentissima! Ma è la linea comica, René! Non è la linea comica! Il dottor Zingler non è la linea comica! Hai capito? E non deve far ridere, perché non c'è un cazzo da ridere!